i fatti di casa nostra. Mario Ferretto ha accolto con sorpresa la sua nomina a presidente. Porco Dio, ma chi è che fa che cazzo di rumore lì? Ma mi pare che sia, me lo fa apposta. Ma che oh! Dov'è il fuori cortile? No, ma è sopra evidentemente. Ma bisogna essere degli stronzi però, eh. Va, vediamo, dai. O le fa apposta. Ed eccoci ai fatti di casa nostra. Mario Ferretto ha preso con sorpresa la sua nomina a presidente del Verona Football Club. Ferretto Junior, di ritorno da Parigi, dove si era recato per un viaggio di lavoro. Vabbè, dai. Dopo le partite, dai. A tutti i ben ascolti il nostro più cordiale saluto. Incominciamo con il calcio. Domani tornano gli incontri di Coppa Italia per le... Anche Tite che ti mette a passare davanti, Dio. Dio po' Dio. Va bene, dai. No, è passà, è coso, come si chiamelo lì? Le passà qua e le andà. Gaetano. Il più giovane presidente della Serie B. L'intera intervista la troverete domani sulle colonne del Nuovo Veronese in edicola. Dio porco, se venite avanti ancora vi do un pugno! Ma è possibile, portanna la Madonna! Dio... Ma porco Dio! Ma è possibile che sia così degli imbecilli? Aspetta che mi calma perché... Dai, facciamo una caccia più di mani. Dio... Chi è? Ma uno che entra dentro lì, che è il Mona. No, dai, no, dai, 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 riprendo dalle partite, dalle cose, dalla tabella, dai, dalla tabella, dai, dalla tabella, dai. Dio... Notizie scritte da Kul, quell'altro... Dio... No, guarda che c'era... Sì, no, noi lo copriamo dopo in seguito, perché se no non si può fare altrimenti. Allora, fermo. E adesso occupiamoci... No, madonna puttina... E adesso veniamo ai fatti di casa nostra. Mario Ferretto. Una partita di mercoledì importante. Ma... Domani al Bentegodi assisteranno alla gara della squadra di Reia 150 alunni delle scuole elementari. Pensa sto qua, chiude e ricorda come ricordato nel servizio la partita iniziale alle 20:30. Vabbè, dai. Andiamo. Verona-Napoli sarà diretta dal bolognese Felicani. Alla partita assisteranno anche 105... Presidente Ferlaino. Non è stato ancora reso noto il nome del suo sostituto. Tra i probabili candidati a guidare il Napoli dalla prossima giornata ci sono Dio pa 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 abbiamo finta niente. A tutti voi in ascolto il nostro più cordiale saluto. Claudio Ranieri non è più l'allenatore del Napoli, è stato esonerato questo pomeriggio dalla società partenopea. L'annuncio è stato dato dal presidente Ferlaino. Non è stato ancora reso noto il nome del suo sostituto. Tra i probabili candidati a guidare il Napoli dal prossimo turno ci sono Vicini e Bianchi. A tutti ben ascolto, il nostro più cordiale saluto.
te e su quelli di Verona. Spero che... E arrivederci.